Buonasera, mister. Buonasera. Volevo sapere, innanzitutto, credo che ci sia ancora un allenamento, ma più o meno, insomma, la disponibilità se, di tutti, sono i giocatori disponibili, anzi gli indisponibili. Quanto può essere cresciuta, insomma, la condizione del Perugia dalla prima giornata alla seconda giornata di campionato? Grazie. Ma adesso al momento indisponibile credo ci sia solo Monaco. Gli altri spero siano tutti pronti per la gara di domani. La squadra è cresciuta dalla prima partita. La partita in Coppa Italia abbiamo visto una squadra che è cresciuta, però ancora c'è tanto da lavorare. Quello che ho detto anche ai ragazzi, non bisogna illudersi, soprattutto per una partita fatta bene. Il cammino è molto lungo, ci saranno tantissime insidie, quindi già da domani dobbiamo già resettare e non pensare più alla partita e alle cose buone fatte in Coppa Italia, ma pensare già che sarà un'altra gara con altre difficoltà, con altri stimoli, tutto diverso. Quindi dobbiamo essere bravi in questo. La squadra dalla prima partita, da quando abbiamo iniziato, sinceramente è cresciuta, però ancora c'è tantissimo da lavorare. Poi lascio agli altri, domani è l'ultimo giorno di mercato, ci sono ancora 2 giorni, si aspetta qualcosa? No, domani penso alla partita, non penso al mercato. Poi quello che arriverà si vedrà. Io sono concentrato per la partita, non voglio neanche parlare di mercato perché credo ci sia qualcosa di più importante domani. Sì, vai, vai Giuliano. Giuliano De Matteis, Perugia Today. Ciao, Nelle buonasera. sue scelte saranno più tecnico-tattiche o ancora saranno condizionate un po' dal livello fisico dei vari giocatori che sono arrivati un po' scaglionati? Grazie. Tutte e due, bisogna vedere chi sta bene, chi ha recuperato bene, chi è arrivato in questa sessione di mercato. Qualcuno ancora non ha sicuramente il ritmo gara, non ha i 90 minuti, però piano piano, mettendo un po' di minuti partita dopo partita, spero prima possibile di avere tutto l'effettivo al completo e di arrivare prima possibile a poter fare i 90 minuti tutti. E quindi le scelte saranno dovute sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista fisico. Sì, posso io? Sì, vai. Sì, buonasera. Buonasera. Io, la mia domanda è questa. Giustamente lei valuta il discorso di chi è disponibile o meno, ma dal punto di vista mentale si aspetta una crescita dopo quello che si è visto, diciamo, ad Ascoli, sia come personalità e sia come approccio anche a una gara che, come ha detto giustamente lei, sarà molto complicata per una serie di motivi, anche perché è molto sentita, al di là del fatto che non ci sia il pubblico, o ce ne sarà poco comunque. Sì, quando parlo di crescita parlo da questo punto di vista. La crescita che continua a chiedere anche ai ragazzi è che in qualsiasi momento, sia positivo o negativo, la squadra deve sapere, deve avere un'identità, sia quando le cose non vanno bene, anche quando magari arrivano da una bella vittoria fuori casa. Quando parlo di crescita parlo da questo punto di vista. Sapere che finita la partita bisogna resettare e pensare subito alla prossima, perché solo così puoi crescere, analizzando gli errori e analizzando le cose buone fatte, però lavorare per cercare sempre di migliorare. È questo che voglio dalla mia squadra e non posso pretendere dopo 2 partite di avere una squadra già con una mentalità vincente, però è quello che devo cercare piano piano, partita dopo partita, a creare e devo lavorare e dobbiamo lavorare su questo. Prossima domanda, per favore. Mister, Sì. Buonasera. buonasera, volevo chiedere se però nella lista, visto la concomitanza tra la chiusura del mercato e la partita, la lista dei convocati prevederà anche probabilmente
qualcuno che è in uscita, che quindi non potrà essere inserito? Non penso a tutte queste cose, perché il mercato, da chi meno magari te l'aspetti, ti arriva una richiesta che non puoi rinunciare, stravolge un po' tutti i piani. Quindi io, per me, sono tutti disponibili, fanno da tutte parti di questa squadra e continueranno a fare parte di questa squadra. Poi, se domani all'ultimo momento un giocatore, perché appunto c'è il mercato aperto, sceglierà di andare da un'altra parte, mi comporterò di conseguenza. Però al momento io faccio la formazione, penso alla formazione migliore, non considerando il mercato, perché, come ho detto prima, non posso pensare a tutte queste cose. Poi, se arriverà un problema del genere, lo affronteremo al momento. Però io, sia convocati e chi ho in mente di far giocare, va al di là del mercato, va al di là di tutto, perché penso che ogni calciatore sia un professionista, anche se c'è magari qualche sirena di mercato. Non è facile rimanere concentrati, però io sono l'allenatore del Perugia e credo e devo cercare di fare il meglio per la squadra. Ripeto, se arriverà qualche offerta all'ultimo secondo, poi si valuterà al momento in cui c'è una situazione del genere, ma in questo momento non penso a questo. Grazie Andrea, prossima domanda. Sì mister, buonasera. Buonasera. Chiedo come ha trascorso la settimana lunghi dopo il gol e se pensa, insomma, se può essere riproposto tra gli 11 titolari. Grazie. Lunghi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo farlo crescere, non bisogna dare tanta responsabilità a un ragazzo che ha fatto la prima partita, diciamo con quelli più grandi, quindi dobbiamo avere pazienza e farlo crescere con molta serenità e tranquillità, come d'altronde ha trascorso lui la settimana, anche prima della partita. È un ragazzo molto volenteroso che si impegna come tutti gli altri che stanno con noi dall'inizio. Quindi non bisogna darle pressione, perché Perugia poi non è una piazza facile, è una piazza difficile, è una piazza importante. E se merita di giocare il ragazzo, al di là dell'età, io non ho problemi a farlo giocare. Però è anche vero che bisogna dare il tempo materiale, non bisogna dargli troppe responsabilità. Poi ripeto, se penso di farlo giocare non guardo più la carta d'identità, ma se deciderò di farlo giocare o dall'inizio o partita in corso, durante la gara, per me è uno, al di là dell'età, è uno come tutti gli altri. Lo reputo un ragazzo maturo, che se decido di farlo giocare è perché penso che mi possa e ci possa dare qualcosa di importante. Posso? Sì, vai Antonello. Mister, noi ancora la conosciamo poco. E volevamo capire, lei è un allenatore da squadra che vince non si cambia, perché ci sono molti quelli che lo pensano, o è uno che magari invece valuta a prescindere la settimana? E poi altra domanda, che cosa ci dobbiamo aspettare anche dall'avversario, dall'Arezzo, che squadra è? Grazie. Ma io valuto tantissimo la settimana, per me nessun giocatore si devono sentire tutti titolari, ma nessuno indispensabile. Lo devono dimostrare durante la settimana, di tenerci a giocare titolare, tenerci alla maglia da titolare, e chi non gioca mi deve far vedere sul campo durante gli allenamenti e soprattutto quando viene chiamato in causa che vuole far parte degli 11 titolari. Non sono un allenatore che squadra che vince non si cambia, perché se un giocatore che ha fatto bene, ha fatto gol e durante la settimana mi dimostra che non sta a livello fisico, non ci sta con la testa, io non reputo, e se non reputo di farlo giocare, e se vedo soprattutto qualche compagno sta bene durante la settimana, decido di cambiare. Quindi da questo punto di vista devi dare gli stimoli a tutti, gli stimoli li dai solo se ogni settimana, ogni partita fai vedere che tieni tutti e per te sono tutti importanti. Questo è quello che a me piace. Per quanto riguarda l'Arezzo, è una squadra che gioca bene, è una squadra difficile da affrontare, ci tengono loro come ci tenevano a fare bene, giocano in casa e vogliono sicuramente cercare
di vincere, noi vogliamo fare una grande partita e continuare, ripeto, che le vittorie ti aiutano a lavorare meglio, a prendere consapevolezza ancora di più nei propri mezzi, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare, ma lo continuo a dire anche ai ragazzi, al di là del risultato è la crescita che a me interessa, perché magari vincere una partita non giocando bene ti può fare bene al momento, però magari poi per il proseguo ti nasconde delle cose che è meglio magari, come abbiamo fatto col Fano, abbiamo capito il primo tempo di non aver fatto una buona partita, il secondo tempo abbiamo capito che la categoria è questa, quindi bisogna correre tutti insieme, dare una mano al compagno per fare un campionato importante. Quindi mi aspetto dalla squadra una risposta, veramente una partita importante, al di là del risultato, ma voglio vedere partita dopo partita la squadra che cresce sempre di più, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. Ok, ci sono altre domande? Posso agganciarmi? Sì, posso agganciarmi? Sì, veloce, veloce, Carmine, veloce. Sì, no, al mister, giusto per capire se per domani hai in mente magari un Perugia che lotti con, appunto, con le armi proprio della categoria, o un Perugia più formato Ascoli, magari alla ricerca di una maggiore tecnica, maggior fraseggio. Il Perugia deve essere una squadra che in ogni partita deve saper leggere il momento della partita, deve saper leggere la partita, perché ci sono in alcune gare dove puoi fare quello che ha fatto Ascoli, dove ci sono gli spazi e puoi cercare di giocare, cercare sempre il fraseggio, dove ci saranno delle partite dove questo per bravura degli avversari o per demerito nostro non puoi farlo, e quindi deve essere una squadra camaleontica che deve saper leggere la partita, leggere le situazioni che si presentano durante la gara e cambiare volto. E cambiare volto significa che quando c'è da tirare un calcio e mandare la palla in tribuna si deve fare, non bisogna avere vergogna, non bisogna avere paura di questo, e quando c'è da giocare bisogna giocare senza avere paura e cercare di tenere sempre il pallino del gioco, che credo che sia la cosa più importante al di là di tutto, perché poi se hai tu la palla sugli altri che corrono, mentre se c'è la squadra avversaria che tiene il pallino del gioco sei tu che devi andare sempre alla ricerca di soprattutto non subire gol e di cercare di recuperare palla. Quindi questa deve essere la mia squadra, una squadra che sa cambiare sempre identità. Ok, a posto così. Giuliano, veloce, si deve fare, veloce. No, sì, una cosa ultima, lei ha molti gialli a disposizione, soprattutto a destra, no? Penso a Moscati, Falserano o Elia. Questo è un bene per lei o magari non un problema, però può ritardare un po' il fatto di creare una fisionomia ben definita della squadra? Ma penso che per un allenatore quando c'è la possibilità di poter sfruttare tutti i giocatori, la maggior parte della rosa, credo che sia un vantaggio, perché poi quando ci sono delle persone, dei ragazzi per bene che lottano tutti dalla stessa parte, come ho visto in questi giorni e in questo mese qui a Perugia, per un allenatore è un vantaggio. Quando c'è la competizione positiva, secondo me è una cosa molto positiva. Si devono sentire tutti i titolari, non c'è il titolare e la riserva, è così, per me funziona così. Ci sarà il momento che magari uno gioca titolare, in altri momenti non subentra alla panchina, perché chi subentra alla panchina spesso e volentieri è quello decisivo. Quindi anche delle valutazioni che faccio da allenatore sono dovute anche a questo, perché credo che alcuni giocatori con alcune caratteristiche magari in alcune partite possono dare qualcosa in più subentrando, che magari non giocando dall'inizio.